Perché il legislatore è una figura retorica, poi composto di diverse persone che seguono diverse politiche. Noi abbiamo suscitato l'interesse e l'intervento del, dicevo, di Marco Silvestrosi, che io giudico prezioso, perché è per la prima volta che anche un consigliere eletto, nominato nella città metropolitana, è così presente. Quindi siamo riusciti ad aprire i tavoli ad interessare i sindaci, siamo riusciti, avete visto l'altra volta, a trovare una parte sana dei consiglieri regionali, del consiglio regionale, gli stessi che poi ci hanno ricevuto, che si sono impegnati a risolvere il problema. Siamo riusciti ad aggiungere qualche parlamentare, che un intervento normativo sarà anche sicuramente necessario a un livello più alto. Ci mancava la città metropolitana, è arrivata e noi l'accogliamo. Problema di disaffezione nei confronti della politica, c'è qualche problema, fischia un pochettino, di disaffezione, poca fiducia nei confronti della politica, di chi fa politica. Io sinceramente faccio volere 24 ore al giorno, mi piace la faccia, chi dice sta bene, non è che mi pongo questo problema. Siccome non la faccio per farla, non è un fatto di città metropolitana. Io sono venuto qui da Enrico Zoppatore a far riparare la macchina e Enrico mi ha incontrato Betty, che la vedo lì, che non sapevo neanche chi fosse, posto che già avevo parlato forse un anno fa insieme a Marco, però poi alla fine il problema o lo vivi effettivamente, se no in realtà sembra un fatto, e quindi facendo bene, bisogna coinvolgere sempre più persone per così toccare la sensibilità di questo problema enorme. E Enrico Betti mi chiedono a me, dice, ma tu che stai cercando di comunicare, perché non convochi i sindaci e li metti insieme affinché loro possano fare un documento da inviare alla regione per discutere di questo problema? Io ho detto, guarda, io non credo che io invito i sindaci, posso mettere insieme seduti qualche sindaco amico, ma poi alla fine non serve a niente. Allora io credo che provo a proporre al mio amico capogruppo in Regione Lazio, Giancarlo Ritini, se si può, uno, due, niente, infatti io non lo so se si può fare, se si può fare e se vuole fa convocare una commissione, la commissione urbanistica della Regione Lazio, e lì convocare tutti i sindaci intercomprensorio che sono interessati da questo gravoso problema delle demolizioni e quindi delle demolizioni delle case abusive. Ho chiesto a Giancarlo, ha detto immediatamente come no, che poi mi dirà, perché già la commissione è stata convocata, come lo dirà lui, e vengono convocati quindi i sindaci interessati, che poi sono quei sindaci che stanno anche all'interno della tua proposta e della fatta dai. Io, e questa è una domanda che faccio a Giancarlo Ritini, in questo caso ho parlato con due tecnici, ho parlato anche con Enrico Stavato, che è stato il dirigente urbanistico del Comune di Roma prima di Ignazio Marino, e lui mi ha detto, guarda, che una cosa, Giancarlo, che si potrebbe fare, che lo può fare il Consiglio regionale, però va valutato chiaramente zona per zona e caso per caso, ma per quantomeno l'area dei Castelli Romani, quindi l'area che è insita nel parco dei Castelli Romani, si potrebbero fare, e chiamerebbero dei buchi contigui, quindi una riperimetrazione del parco e creare delle aree. Del fatto di essere in idea politica o
giorno su queste cose non c'è bisogno di essere chiaroli, non c'è bisogno di fare né campagne elettorali, tra l'altro sono lontani le politiche, fortunatamente non stiamo qui a fare campagne elettorali. Vediamo quello, dobbiamo aiutarci, siamo tutti quanti in crisi, non c'è una lira, lo dico, quindi non gira una lira, e quindi se fra, e io quindi lo dico perché comunque ho un'idea politica, se non ci tagliamo, se non ci aiutiamo fra noi italiani, non ci aiuta nessuno, quindi io credo che è bene aiutarsi e impegnarsi e darsi da fare. Se questa cosa da dove dovesse essere possibile e nella comunicazione in audizione in consiglio regionale, secondo me sarebbe il caso di fare però a quel punto un incontro con i sindaci, tanto sensibilizzarsi ad andare e poi con quei sindaci che si hanno i rapporti e magari già dirgli di fatto che cosa in realtà dire e chiedere di fronte alla commissione. Questo credo che debba essere un primo passo. Poi chiaramente il problema è un problema enorme, è un problema che non è di Albano, di Alice, Gersano, la Nubia, Rocca di Papa, Rocca Priora, è un problema nazionale e quindi bisognerà a quel punto, ma andiamo per gradi, investire dalla regione il governo stesso e dire allora serviranno i parlamentari e servono quindi consiglieri comunali sensibilizzati al di là dei colori politici, consiglieri regionali, consiglieri della città metropolitana e deputati che ugualmente al di là del colore politico che vorranno mettersi a disposizione, perché questo è un problema sociale, grazie, che comunque va risolto. Quindi io concludo questo intervento ringraziando sicuramente Marco Milani per Emiliti che si sta adoperando tanto per voi, per tutti quelli che si trovano in queste condizioni. Sono a disposizione, faremo battaglia per quello che compete la città metropolitana, ma sicuramente saremo vicino anche io a cercare di venire con il consigliere regionale affinché anche lui faccia questa battaglia del consiglio regionale e trovi sempre di più alleati.